Sto correndo all'impazzata! Devo andare al cinema! Questa volta il mio cugino Jack ha chiesto a me di registrare la recensione del film! Non voglio fare quello che ha fatto l'altra volta con Kung Fu Panda! Non è riuscito a vedere tutto il film! Nel frattempo, mandiamo in avanti la sigla! Andiamo! Pensavo di essere in ritardo e invece non lo sono. Per questa puntata di Cinecarto Recensione, così come ha fatto Capitan Jack con Cenerentola, farò anch'io la recensione di un film live action basato su un classico della Disney. Avete proprio capito di che si tratta? Siete bravi a leggere! In questa puntata, Il libro della giungla. Adattamento del classico Disney del romanzo di Rudyard Kipling, diretto da Jon Favreau, regista di Iron Man. Mowgli è un cucciolo d'uomo adottato dai lupi, ai quali è stato portato da piccolo dalla pantera Bagheera. Mowgli deve affrontare diverse sfide per stare al passo con i fratelli, ma è spesso rimproverato da suo padre adottivo Akela e da Bagheera per aver utilizzato trucchi umani invece di imparare la legge della giungla. Durante un raduno di tutti gli animali vicino all'unica pozza d'acqua nella stagione secca, la tigre del Bengala Shere Khan fiuta l'odore di Mowgli, accusando i lupi di proteggere il bambino, affermando che diventerà come tutti gli uomini, e avvisa che finita la stagione tornerà per ucciderlo. In seguito arriva la stagione delle piogge. I lupi si riuniscono decidendo come comportarsi davanti alla minaccia della tigre. Prima di raggiungere un accordo, Mowgli, di sua spontanea volontà, decide di allontanarsi dal branco per sicurezza, e assieme alla pantera si incamminano verso il villaggio dell'uomo, ma anche lì dovranno affrontare diverse sfide. Nel cast italiano del film, Tony Servillo, nei panni di Bagheera, Violante Placido, nei panni della lupa Raksha, Neri Marcorè, nei panni dell'orso Balù. Giovanna Mezzogiorno è il serpente Ka, e al suo secondo lavoro di doppiaggio, Giancarlo Magalli, nei panni del Re Luigi, o King Louie. Il film è bellissimo, ve lo devo consigliare veramente. In parte perché non ha perso lo smalto del classico originale, soprattutto per le canzoni. E soprattutto perché c'è un sacco d'azione. Beh, si vede che è dal regista di Iron Man. Vi voglio dire che questo film è meraviglioso a suo modo, perché si scoprono i valori delle persone che si amano, di non abbandonarle mai, nemmeno se combinano dei pasticci, e soprattutto il significato della parola amore, il significato della parola famiglia, e soprattutto cercare di essere coraggiosi davanti all'avversità, soprattutto se è un uomo che... c'è un uomo, una tigre che vuole vendicarsi. Non sono sicuro di dare un senso alle parole che dico, ma devo ammettere che devo lasciare a voi, pubblico, il vero giudizio del film. Dritti alla meta e conquista la preda, ragazzi! Come sto facendo nelle ultime puntate, anche in questa voglio lasciare la recensione da tutt'altro punto di vista. La convivenza tra la specie animale e la specie umana è possibile? Questo film, che inizialmente non mi convinceva, mi ha fatto ricredere e mi ha dato una fiammella di speranza. Mowgli, un cucciolo d'uomo, vive nella giungla allevato da mamma lupa e papà lupo, insieme ai suoi fratellini lupacchiotti. Per tutta una serie di vicissitudini si trova a combattere da solo contro una ferocissima tigre ed il fiore rosso, ossia il fuoco che accidentalmente ha appiccato. Questo film mette in risalto il tema dell'amicizia, in primis sotto ogni aspetto e dimensione, di come, pur essendoci tante specie diverse, caratteri diversi e personalità diverse, un'amicizia tra multietnicità è possibile.
La cosa fondamentale è il rispetto. È grazie a questo che si mantiene integra la propria personalità ed il proprio essere. Non si deve vivere seguendo i comportamenti del branco o del gruppo, ma si deve vivere e si può far parte del gruppo semplicemente mantenendo il proprio essere ed essendo se stesso. Se c'è il rispetto, avviene l'accettazione. Chi non si rispetta viene punito da solo annientandosi ed isolandosi dal resto della comunità. Questo film mette in risalto ancora una volta il tema della famiglia. Non mi soffermerò perché potrei parlare per ore, ma dirò solamente e continuerò a ripeterlo che la famiglia è semplicemente il luogo dove ci si sente a casa e nessuno viene abbandonato, tanto per citare qualcuno. E sempre citando qualcuno, concludo con questa frase. Non è la specie più forte a sopravvivere e nemmeno la più intelligente. Sopravvive la specie più predisposta al cambiamento. Ringrazio di nuovo il mio piccolo principe per avermi permesso di conoscere un nuovo film e per essere se stesso sempre e comunque. Ragazzi, ragazzi, non andate via. Ho degli altri canali da consigliarvi prima di finire. L&P Music Music, per delle cover fantastiche suonate benissimo. Gaia Giselle, per delle curiosità sul mondo del cosplay e anche qualche tutorial, perché no. Cesca, videotech comici, o perlomeno è quello che penso io. Feffo 3D, per divertirvi assieme ad un ragazzo che interagisce con i personaggi Marvel. E Cosa Pelosa al CEO FX, un umano e la sua mascotte. Proprio come io e il mio peluche. Dritti alla meta e conquista la preda.